Ciao ragazzi, vi do il bentornati o il benvenuti per un nuovo video sul mio canale Uramariki Professione Nerd. Con l'unboxing di oggi analizzeremo la riproduzione di uno dei personaggi principali di quest'opera. Si tratta infatti proprio di uno dei Mugiwara e sto parlando di Nami, la navigatrice della ciurma. Parlando brevemente della storia di questo personaggio, chi come me è un fan di One Piece di vecchia data ricorderà che Nami ha vissuto un'infanzia molto triste. Rimasta orfana da piccolissima, era stata trovata e accolta da Belmer, che l'ha cresciuta come fosse sua madre. Un giorno però, quando Nami aveva circa 8 anni, sbarcò sull'isola Arlong insieme alla sua ciurma di uomini pesce e impose a tutti gli abitanti del villaggio di pagare degli ingenti tributi per evitare di venire uccisi. Belmer pagò la somma per salvare Nami e la sorella Nojiko, tuttavia non aveva altri soldi per pagare per se stessa e Arlong le sparò senza alcuna pietà, uccidendola. Veder morire davanti ai propri occhi la donna che l'aveva cresciuta per Nami fu uno shock, aggravato dal fatto che, dopo aver visto alcune mappe disegnate dalla bambina, Arlong la costrinse ad entrare nella sua ciurma in qualità di cartografa, promettendole che nel momento in cui fosse riuscita ad accumulare abbastanza soldi avrebbe potuto riscattare la libertà del villaggio. In questo modo gli anni passarono e Nami si guadagnò il soprannome nome di Gatta Ladra, famosa per rubare tesori alle ciurme dei pirati. Ed è proprio in occasione di una delle sue scorribande che conosciamo per la prima volta questo personaggio, mentre sta cercando di rubare una mappa a Buggy il Clown. Incontra così Luffy e decide di stringere provvisoriamente un'alleanza con lui. Una volta sconfitto il clown, decide di partire con Luffy e Zoro, pur non considerandosi una vera e propria piratessa, ma semplicemente una loro alleata. Durante la saga del Baratì, tradisce la ciurma di Cappello di Paglia, ruba una nave e salpa verso l'arcipelago di Konomi, dove si trova il villaggio di Coco e Arlong Park, decisa a saldare la cifra pattuita anni prima con Arlong per la libertà del villaggio. Tuttavia, come era prevedibile, l'uomo pesce non accetta che la ragazza possa lasciare la sua ciurma perché per lui è troppo importante. E a quel punto la ragazza, non sapendo cos'altro fare, lancia un disperato grido di soccorso a Luffy, che decide di aiutarla in una delle scene secondo me più emotive ed iconiche di tutta l'opera. In seguito, dopo la sconfitta di Arlong e la distruzione di Arlong Park, Nami entrerà ufficialmente nella ciurma con il ruolo appunto di navigatrice. Uno dei motivi per i quali adoro questo personaggio è il fuoco che le brucia dentro. Nami è infatti una passionaria e di solito non ha nessuna paura a mettere in riga tutti i suoi compagni di ciurma, compreso il capitano. Ma adesso, prima di passare all'unboxing vero e proprio, vi do un'anteprima delle due scatole, perché in questo video non analizzeremo una sola riproduzione, ma ben due. Ed eccole qui, si tratta di due Glitter and Glamours Wano Kuni Style, una con gli abiti da Kunoichi che ha indossato durante la prima parte della saga, mentre l'altra con degli abiti un po' più moderni, indossati durante la battaglia che si è tenuta ad Onigashima. Direi quindi di passare a questo doppio unboxing e ci ritroviamo poi al termine per i saluti finali. A dopo! Sul fronte della box ci viene mostrata un'anteprima delle due versioni di Nami, oltre ovviamente ai loghi delle case produttrici e al nome della linea. Sulla facciata sinistra di entrambe le scatole ci viene invece mostrata la piratessa a 360 gradi. Sul retro ci verrà mostrata, come da tradizione, la versione alternativa di entrambe le action figure. Nel caso della Nami Kunoichi, la variant avrà un vestito blu scuro, mentre la versione B della Nami di Onigashima avrà il vestito azzurro. Questo invece è il lato destro. Sul lato superiore della box ritroveremo i motivi floreali tipici della linea Glitter and Glamours. In un caso delle margherite di colore arancione, giallo, blu, bianco e rosa, mentre nell'altro dei fiori di ciliegio. E questo sarà infine il fondo della scatola. Procediamo col primo unboxing. Il modellino sarà diviso in due soli pezzi, il corpo come blocco unico e un piedistallo di sostegno.
Ed ecco la prima, adesso però deboxiamo anche la seconda Nami, così le possiamo analizzare e confrontare insieme. Anche questa Nami sarà divisa in soli due pezzi. Ed ecco la nostra amata gatta ladra nella sua doppia versione. Diamo un'occhiata anche agli altri lati. Da questa prospettiva notiamo una leggera inclinazione all'indietro della Nami col vestito rosso. Scopriamo quanto misurano queste due riproduzioni, anche se già ad occhio nudo possiamo notare che la Nami Kunoichi sembra un po' più alta rispetto all'altra. La Nami col vestito rosso misura circa 23 cm. Invece la Nami Kunoichi misura 24 cm. Adesso però analizziamo i due modellini più da vicino per poterne cogliere meglio tutti i particolari. Il viso per entrambe le riproduzioni è stato realizzato abbastanza bene, anche se avrei trovato più coerente col personaggio un'espressione meno fanciullesca e più ammaliatrice. Anche un dettaglio così piccolo come il tatuaggio sul braccio sinistro, che come sappiamo rappresenta un mandarino e una girandola, è stato fedelmente riprodotto in entrambe le figure. Sulla nuca della Nami a destra appare evidente lo stacco nella congiunzione dei capelli, cosa che invece non si nota più di tanto nella Nami di sinistra. La colorazione di entrambi i modellini è abbastanza basic, appare un po' piatta, questo per la mancanza di ombreggiature. Come spesso accade, purtroppo le basette sono il tallone d'Achille di queste riproduzioni. Le trovo veramente inguardabili, anche se dobbiamo riconoscere che svolgono quantomeno il loro compito di dare sostegno ai modellini. Confrontiamole adesso con altri modellini già analizzati in passato sul mio canale. Iniziando da una riproduzione della stessa linea, la Glitter and Glamours di Kozuki Iori. Aggiungo poi la King of Artists del Re dei Pirati, Goldie Roger. Aggiungiamo le Ichibanshu Figure Masterlease X-Piece di Kozuki Oden e di Roronoa Zoro. Appare evidente la differenza di scala con le Glitter and Glamours. Un'altra Ichibanshu Figure, questa volta del Samurai Kikunojo. E adesso è il turno della Ichibanshu Figure Masterlease Best of Omnibus di Charlotte Lin Lin, una delle più acerrime nemiche di Nami. Per darvi un metro di paragone ancora più ampio, aggiungo altri due modellini di Nami, di cui però non ho mai fatto gli unboxing sul mio canale. La prima è un'altra Glitter and Glamours tratta direttamente dal film One Piece Gold. L'ultima è invece la grandista, The Grand Line Lady, che io considero in assoluto la miglior riproduzione di Nami che si possa trovare in commercio. Perciò, se vi trovaste a dover acquistare la vostra prima riproduzione di Nami e foste indecisi tra le varie proposte, io non avrei alcun dubbio nel consigliarvi quest'ultima. Passiamo ora alla fase conclusiva del video, cioè quella delle valutazioni, che in questo caso darò separatamente alle due action figure. Iniziando dalla Glitter and Glamours Wano Kuni Style 2, per l'espressività il mio voto è 7. Alla colorazione invece darò 8. Per quanto riguarda la base di appoggio, il mio voto purtroppo è 4. Per la posa il mio voto è 7. Per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, il mio voto è 7. Ho comprato questa riproduzione su Amazon pagandola circa 30 euro, che è un prezzo standard per le Glitter and Glamours. La media fa 6,6, una piena sufficienza per questa action figure che è carina ma che non si è guadagnata la mia totale approvazione.
Passando all'altro modellino, per l'espressività il mio voto è 8, per la colorazione il mio voto è 8. Alla base di appoggio sono costretto a dare 4, per la posa il mio voto è 8. L'ho apprezzata maggiormente rispetto a quella dell'altro modellino. Infine, al rapporto qualità-prezzo darò 7. Ho acquistato anche questo modellino alla cifra di 30-33 euro. Facendo due conti, questa Glitter & Glamours si porta a casa un 7 pieno. E ben ritornati! Se questo doppio unboxing a tema One Piece vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti e di condividere il video sui vostri canali social. Inoltre, se già non mi seguite, vi chiedo di iniziare a farlo anche sulle mie pagine di Instagram e Facebook, dove mi potete trovare con lo stesso nome che ho qui su YouTube, Uramariki, professione nerd. Infine, vi chiedo di lasciare un commento sotto il video per dubbi, consigli, richieste o perplessità. Come sapete, io li leggo e rispondo sempre a tutti. Ho concluso, perciò vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!